questa è la quarta edizione di Artigianato d'Eccellenza, sempre qui a Lecce, un posto veramente fantastico, magico, una location unica al mondo. Questi monili sono realizzati con delle carte fatte a mano, in particolare questa che lei ha in mano è ricavata dall'albero del Ficus Carica, l'albero delle nostre zone, delle nostre terre. Attingiamo dalla tradizione della cartapesta leccese, una tecnica così antica, così radicata e così importante nel nostro Salento. E noi di questa tecnica abbiamo realizzato questi bijou, questi monili di forte impatto territoriale sicuramente, ma li stiamo proponendo anche altrove nelle fiere nazionali e internazionali. Siamo presenti al MACEF, al White e stanno riscuotendo enorme successo. Poi ci sono questi libri realizzati sempre con una carta particolarissima di un artista tuo collega. Sì, è l'incisore Andrea De Simeis, sono dei taccuini vergati a mano e rilegati interamente a mano. All'interno vi sono delle incisioni. E tra le eccellenze abbiamo una stilista veramente molto brava che crea dei tessuti dipinti a mano e si chiama Lisa Corti. Esattamente, è un marchio ormai noto in tutto il mondo. Lisa Corti è da circa 30 anni che è creatrice di questi suoi prodotti meravigliosi, un mondo coloratissimo. Sono disegni tutti creati da lei, con gli accostamenti dei colori e il tipo di disegno. Poi la produzione però avviene in India, Jaipur, quindi con gli blocchi di legno scolpiti, poi stampati a mano sui loro cotoni, mussole, organze. Una lavorazione incredibile, lunga, però di altissimo artigianato. E tra le curiosità di questa manifestazione, che è curiosa già di per sé, mi è balzato agli occhi questo asciugamano in... E in carbonio, carbonio e cotone. Sono polveri di carbonio fissate attraverso un procedimento chimico. Questo asciugamano assorbe moltissimo gli odori, oltre ai liquidi. La polvere di carbonio ha delle proprietà deodoranti, assorbenti e deodoranti, perciò non rilascia gli odori una volta usato e si asciuga molto rapidamente. Abbiamo vinto l'anno scorso il Compasso d'Oro per la Nautica, proprio perché soprattutto negli ambienti marini dove c'è molta presenza di umidità il problema è sia l'assorbimento dell'odore che riuscire a mantenere il prodotto asciutto. E allora noi abbiamo una serie di asciugamani al carbonio di pesi differenti. Un bellissimo prodotto è questo, che all'apparenza sembra un nido d'ape, in realtà è un cotone waffle, cioè il filo di cotone viene estruso un po' come se fosse un bucatino. All'interno passa l'aria, di conseguenza lo rende così soffice, molto assorbente e estremamente leggero. Un peso specifico molto limitato. E poi abbiamo ancora questa serie che è una spugna, anche questa per chi ama proprio la consistenza della spugna, con una leggerezza estrema. Cioè questi asciugamani vanno toccati e provati, cioè solo vederli effettivamente non si riesce bene a percepire. Sono un uomo fortunato. Bisogna provare. Perché sto provando, sto toccando e sto guardando. Complimenti a lei signora, una bella signora. Grazie mille.